Fermi, fermi. Allora, facciamo un piccolo passo indietro che vi devo spiegare che cosa è successo ieri, che è stato un giorno un pochino particolare. Alle 8 circa, ieri io e Ivo siamo partiti da Udine, dove avevamo fatto sosta durante il viaggio, per dirigerci verso questo paesino dell'Austria di 4.800 abitanti di nome Eisenerz. In tedesco, Eisenerz. Ai piedi del monte Erzberg. Appurato che eravamo veramente nel cuore dell'Austria, completamente stunnati da un viaggio lunghissimo, siamo arrivati nella location più pazza che potevamo immaginarci. Una cava immensa, una marea di gente, elicotteri che girano a destra e a sinistra, mezzi stranissimi qua e là, e chiaramente pieno, pieno zeppo di moto da enduro. Ah, e non vi ho detto la cosa più bella: Red Bull, che ci ha invitato a questo evento, ha deciso di farci accompagnare dal signor Vitello Tonnato. È la salsina che ti permette di cagarti addosso. Sinna, all'evento più estremo di enduro di sempre. Ho paura, ci sono tutti quanti super uomini che sembrano che guidino da una vita. E alla fine, sì, era totalmente a suo agio. Mi sto cagando addosso. Eravamo insieme anche al cugino piccolo di Fabio Widmer, che abbiamo poi scoperto essere pilota di motocross e quindi essere stato coinvolto in questa vicenda con noi. Pilota austriaco. Vabbè, chiaramente affamati come cavallette da buoni italiani scrocconi, abbiamo visto questa tenda Red Bull VIP Hospitality e ci siamo concessi subito questo buffet gratuito. Chiaramente in tutto ciò abbiamo mostrato subito le nostre doti linguistiche. In inglese un pochettino, per favore. Lei non so un pochetteo. È in inglese. Pazzesco, pieno di robe veramente buonissime. Allora, una valutazione sul piatto: raviolo qua sotto, salmone, insalata con aggiunta di olio d'oliva. Finiamo di mangiare tutto abbastanza in fretta, siccome da lì a poco avevamo la nostra prima experience dell'evento. Guarda come si chiama l'edizione di quest'anno. Traduci? Tageur, cos'è? Tageur. Tageur, è presente la marca di orologi? Cioè, ci dovevano portare con le moto d'enduro proprio sul percorso del Red Bull Erzberg Rodeo. E io e Ivo eravamo super gasati dal momento. Mentre Sinna, comunque. L'agitazione come va? L'agitazione, guarda, terribile. Sapete, cioè, è uno che non è che macina chilometri in enduro. Però alla fine non lo avrei mai detto, ma era veramente a suo agio. If you fall over the cliff, you're dead. Yes? Adesso sì che sono tranquillo. Il più tranquillo di tutti. No, it's very. Ok. Chiaramente poi, per rassicurarci un attimo di più, ci hanno detto che le moto erano sprovviste di assicurazioni. Perfetto. Quindi chi rompe paga. Hai fatto le foto come noleggi in vacanza? Vabbè, alla fine comunque tutte queste parole per fortuna hanno rassicurato il nostro buon Sinna. Come si dice tranquillo? Devi solo dirglielo con la C. Tranquillo. Tranquillo. E finalmente si parte. E iniziò così l'avventura dei quattro bambini di merda a Red Bull Erzberg Rodeo. Vi ricordate che l'anno scorso sono andato a Red Bull Abeston a fare il percorso enduro e ho bestemmiato un botto? Quest'anno quindi i ragazzi di Red Bull cosa hanno detto? Ma sì, andiamo ancora a quello più difficile, all'Erzberg, perfetto, no? Io voglio vedere Sinna. Minchia il gaietto, se adesso tocca il freno davanti, raga. Mi spiace, ma in fondo non ci sto perché si mangia tutta la polvere. Allora, raga, non andavo in moto da non sapete quanto. Vediamo un po' la situa. Il tour che abbiamo fatto, dalle aspettative io ho detto vabbè, ci faranno fare qualche gippabilina, qualcosa di tranquillo, di quelli là. Siccome alla fine non ci hanno detto niente, cioè non è che ci hanno fatto un brief, non si sono accertati delle nostre capacità di guida o robe del genere. Aspetta che voglio vedere Sinna! Andiamo Sinna! Sta partendo! Ti prego, molla, non frenare! Cosa? Voglio più farlo! Madonna, sei ripido l'ultimo pezzettino! Però anche se ti fermi lì ti cappotti anche! Si è spenta! Guarda la Sinna! Guarda la Sinna! Con fare il piede, oh Ivo! La cosa bella che puoi fare con questa moto è... Non
bosco. Questa è l'Abeston. Quindi questa qui è una parte di bosco che della gara di domenica. Allora, in teoria ha detto la guida che questo è un single track, cioè sentiero stretto, giustamente, e fa parte della gara di domenica. Sinna, stai in piedi! E comunque vi dico che se non hai mai fatto enduro, non fai robe comunque in moto, in bici, così nel bosco, non è una stupidata essere qua in mezzo, eh. Ah! Vai, vai! Oh, oh, oh! Si è fermato il sinnino! Ed ecco che si inizia a bestemmiare. No, mi fai tutti i buchi. È andato! Però sei salito con le tue forze, zio, complimenti. È tanta roba, eh. Sembrate mia madre. Oh, è finita, no? It's finished. C'è un pezzo difficile? Peso. Ma no, bro. Ah, questo qua non sembra così difficile. Ma non sembra così difficile. Siamo tornati. Ma inizia a essere sbatta. Ma mi ha spaventato il muro. Mi sentivo fermo. Ok, ha detto che qua diventa un po' più difficile, quindi Sinna non viene con noi. Com'è? Non ho ancora bestemmiato, eh. Non ho ancora bestemmiato. No. Partito male. Vabbè, dai, ce l'ha fatta. L'ultima volta abbiamo cercato di andare in galera per colpa tua. Comunque, se devo essere sincero, il giro è stato bello impegnativo. Ti dirò, preferivo rimanere. È stato molto bello, ma è troppo difficile. Cioè. Mentre eravamo lì a chillare, a riprendere un po' tutte le energie da questo giro, dentro tre che c'è adesso, avevamo la possibilità di parlare con l'atleta più forte del mondo di enduro, Andrea Verona. Soli 23 anni, nel 2022 è già diventato campione del mondo di enduro. Io voglio solo sapere una cosa da Andrea. Sotto il casco quante bestemmie tira un pilota di enduro? Cioè, io voglio saperlo, perché quando io l'ho fatto ho solo bestemmiato. Te lo dico domenica sera. Ah, ok. Come si fa a pensare finito sta cazzo di gara? C'è da specificare una cosa. Quello che stiamo facendo qui e quello che abbiamo fatto l'anno scorso al Red Bull Abeston è hard enduro, non è enduro. Quindi è proprio la versione estremizzata dell'enduro, dove appunto ci sono passaggi super tecnici qua di là. Anche i piloti più bravi, più esperti si incastrano. La nostra giornata comunque non era ancora finita, siccome ci hanno detto che verso sera avremmo dovuto fare questa parata con tutti gli atleti del Red Bull Enduro Rodeo, che vi specifico sono iscritti circa 1400 atleti, e infatti raga, il degenero. È stata la cosa più figa che ho mai fatto in moto, credo. Assomigliava un po' al party ride in versione moto. C'è gente che era su barili con le ruote, buggy, robe con un milione di cavalli che facevano un rumore assurdo. Poi uno davanti a noi a un certo punto ha impennato e si è cappottato, si è proprio schienato. Cioè, la possibilità che uno si schienasse proprio in quel momento era tipo bassissima. E lui dice: vabbè, non faccio il coglione in mezzo a gente. E esattamente davanti a noi. L'unico modo che avevamo per far casino per noi era suonare il clacson della Talarias. Io l'ho stunnato quel cacchio di clacson. Improvvisamente sono spuntate anche delle bandiere italiane. L'Italia, c'è l'Italia, io! E sembrava di stare in Italia per un attimo. E in particolare un certo paese. Perché non amo il... Vi dico, ragazzi, non ho mai fumato nella mia vita. Però purtroppo a sto giro mi hanno tentato e sono entrato in questo circolo vizioso di fumo che...
comunque, per farvi capire quanto la gente sgasasse e quanto era borderline la situazione, uno con una moto è riuscito a incendiarla. Ragazzi, il motore in fiamme, perché a furia di sgasare e andare così piano, la moto non poteva raffreddarsi e ha preso fuoco. Il tutto poi si è concluso con una gara clandestina nel parcheggio. Cioè, non avevano già girato abbastanza in moto tipo tutto il giorno. E alla sera un party che però non si può mostrare. Oggi inizia. Oggi inizia. Dammi un colpo che mi sveglio. Aspetta. Oggi inizia la seconda giornata a Red Bull Herzberg Rodeo. Faccio vedere che cosa ci è andato. Questo è quello che andiamo a fare oggi. Tanta roba. Stai cagando più addosso per il giro di elicottero o per... Sto preparando, cioè non so se mi sto... Non so, tagliate tutta questa parte. Non so se mi sono cagato più addosso ieri o adesso in questo momento. Dobbiamo salire sul drone la gigante. Della vera gara. Tra l'altro ha piovuto e infatti le condizioni non sono così buone. Praticamente hanno queste macchine tutte scasciate che usano come taxi. Tanto qua è tutto già distrutto, quindi... Questa qua è il primo modello di Audi omologata per 6. Invece poi è la prima Ford Focus omologata per 7. Il Red Bull Herzberg Rodeo, ragazzi, si divide in praticamente due gare quasi completamente distinte. Una, il prologo, si è svolta proprio ieri e tra l'altro ha vinto proprio il nostro Andrea Verona, un secondo italiano sul podio, Sonny Goggia. Questo prologo, diciamo, è la prima parte di gara dove partecipano veramente tutti gli iscritti, quindi 1400 persone che vanno distanziati uno alla volta. Fanno questa gara comunque lunga e impegnativa, ma comunque fattibile tra virgolette. Questa prima gara, il prologo, serve anche per poter poi accedere alla vera e propria gara, il vero e proprio Red Bull Herzberg Rodeo, dove possono competere solo i primi 500 classificati del prologo. E la cosa bella del Red Bull Herzberg Rodeo, ragazzi, che non è una gara di enduro classica dove partono uno alla volta distanziati di qua di là, ma partono a gruppi tipo di 50 persone. Guardate, alcuni partono ok, altri partono con tipo davanti il lago. Poi la prima cosa che si incontrano è tipo una salita del genere. Quindi qual è la parte più difficile della partenza? Sicuramente cercare di non prendere nessun sasso che può farti scivolare un po' e perdere un sacco di minuti. In partenza così va dentro più incazzato, perché sì. Chi c'ha il cazzo più duro vince qui, raga, in fondo. Ma qua ci vogliono i coglioni quadrati. Ma come si fa ad essere così uomini? Abbiamo visto un po' di checkpoint di questo Herzberg Rodeo. Raga, si stavano incastrando malissimo. E noi adesso dobbiamo però tornare a casa, perché abbiamo 7 ore di macchina che ci aspettano. Qui il furgone è già pronto, carico. Ringraziamo Red Bull per l'esperienza e il buon Sinna che ci ha fatto da alboreto della situazione. Iscrivetevi, vediamo al prossimo video. Bella. Yeah,